wow, questi veramente rimanevano gioielli. Allora io mi trovo qua perché davo una mano al capo artigiano della Prologo. Qui l'abbandono è stato dato soltanto perché non si potevano fare i servizi a due paesi. Allora, datesi che il paese era molto sotto, c'era il dissesto, le ricoveri fatiscente, così hanno pensato di fare un perimetro nuovo. Così dall'8 al 1964 sono saliti sopra 600 abitanti. Poi non hanno fatto più la manutenzione e l'hanno lasciato cadere. Un contesto del genere non lo trovi da nessuna parte sul pianeta. Quando era in vita era un cinema continuativo, notte e giorno, uno spettacolo che non lo trovavi da nessuna parte, perché tutta la vita del paese si svolgeva in questa grande piazza. Questa è la cucina, io cucino a fuoco. Una serie di pipette che vengono da Napoli. Qua porto una cappella cinese, messicana. Insomma, ognuno, sempre che vengono, portano qualcosa.